Da qualche anno ho questa strana sensazione quando guardo un film o un serial, come se mi trovassi a nuotare alla deriva nell'oceano e osservando bene ciò che ho davanti, mi accorgo che qualcosa non è esattamente al proprio posto. Precisamente come quelle bestie lì. Ma per fortuna ogni tanto capita che mentre sto perdendo le speranze di rimanere a galla e non continuare solo a incrociare strane creature ibride, arriva qualcosa che mi salva. E questa volta il suo nome è John Wick 4. Mi ha già aiutato in passato John Wick, ve lo assicuro. Benvenuti o bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Ed eccoci qui, in sala a vedere il quarto capitolo della saga di John Wick, iniziata quasi 10 anni fa con un ex killer che si era ritirato per passare una vita tranquilla insieme alla sua compagna e alla sua Mustang, finché la compagna muore per una malattia incurabile e John purtroppo incrocia la strada di un figlio di papà convinto che il mondo sia suo e di conseguenza anche quella Mustang, senza sapere che stava per andare a rompere le uova al tipo sbagliato. Perché nel giro John Wick era conosciuto come Baba Yaga. Che mi è sempre sembrato strano perché Baba Yaga me la ricordavo diversa. Ma siccome Baba Yaga è quello che corrisponde al nostro babà, ci sta. Insomma, sto figlio di papà salta alla casa di John durante la notte insieme ad alcuni sgherri, gli ammazza il cane, regalo della sua compagna, e ruba la Mustang. Ciò costringe John a tornare nel giro per riprendersi la macchina e vendicarsi. Ma questo comporterà la fine della vita tranquilla di John, perché quando si era ritirato, l'organizzazione di cui faceva parte lo aveva lasciato andare a malincuore. E ora se lui vi rientra non ne può più uscire se non... Beh, diciamo che da lì in poi John Wick si è trovato con la classica sequenza del domino, perché mentre aggiustava una cosa se ne rompeva un'altra, innescando un circolo vizioso che lo ha portato a essere l'uomo più ricercato del pianeta da... come si chiama in italiano? La grande tavola? Se non si chiamasse così fatemelo sapere nei commenti, io la conosco come High Table. Ed ecco che ogni film John ha provato a rimettere a posto le cose, tornare a fare una vita tranquilla, ma inutilmente. Perché, come dicevo prima, sistemava una situazione e se ne creava un'altra peggiore della precedente. Io ho sempre trovato che nella storia di John Wick ci sia un po' la metafora della vita di noi persone tranquille, quelle che vorrebbero alzarsi, svolgere la propria routine, godersi qualche momento di relax con amici, famiglia o un hobby, andarsene a letto il giorno dopo ricominciare da capo. E invece esistono persone a questo mondo che sembrano essere nate apposta per rompere l'anima al prossimo. Some men just wanna watch the world. E quindi immancabilmente riceviamo una telefonata imprevista, in ufficio qualcuno combina un casino e dobbiamo rimediare noi, oppure ci spostano le ferie per un'urgenza, o un tipo ci taglia la strada o non mette la freccia quando esce dalla rotatoria, o un pirla ci entra in casa per rubare il nulla che abbiamo e ci mette a soqquadro con le due cose che possediamo. O peggio, può succedere come nella relazione di John Wick e... ma non pensiamoci, tocchiamo ferro, va su questa situazione. Dicevo, a volte mi è stato facile provare empatia per John, perché credo di non essere l'unico a cui capita di sentire sempre il fiato sul collo della vita e di correre per sistemare le cose, e quando ne sistemi una se ne rompe un'altra. Ma stavamo parlando di questo quarto capitolo, e come specifico nel titolo non farò spoiler. Starò vago, giusto per dirvi se andarlo a vedere o meno. La storia riprende dal film precedente, dove John era uscito piuttosto malconcio dall'ultima fuga, e deve finire di sistemare i conti con la tavola. La chiamerò la tavola, così facciamo prima. E ora, nella sua storia, entra niente meno che uno dei pezzi grossi più grossi della tavola, il Marquis de Grammont, interpretato da Bill Skarsgård, che dà al personaggio quell'aria inquietante da psicopatico instabile perfetta per questo ruolo. Il suo pseudo accento francese non è proprio il massimo in originale, ma almeno non sembra quello dell'ispettore Clouseau. Mi auguro per voi che il doppiatore abbia evitato a sua volta di commettere questo scempio. Tell me, do you have a... Rim. Il Marquis gioca al rialzo sulla taglia sulla testa di John Wick, prende in mano la caccia e ingaggia diversi personaggi per stanarlo, compreso Kane, interpretato da Donnie Yen, che torna a fare il non vedente come in Rogue One, con la differenza che almeno qui non è un personaggio stereotipato che parla come il vecchio saggio della montagna, e il film è di gran lunga migliore in termini di intrattenimento. E già qui, se iniziamo a contare i nomi del cast, possiamo gioire. Ian McShane, Lauren Fishburne, Bill Skarsgård, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Clancy Brown e Scott Adkins, che ha un ruolo in cui è praticamente irriconoscibile. Fidatevi. Scusate il cast, eh?
e vi assicuro che non fanno semplici apparizioni, grazie anche al fatto che il film dura quasi 3 ore. Non spaventatevi, io non me ne sono accorto, perché il film è ben bilanciato, con un ritmo che concede parti di dialogo, dove spesso impariamo altre notizie sul mondo delle ombre in cui si muovono questi assassini, e scene lunghissime di azioni, con armi da fuoco, da taglio, arti marziali, oggetti trasformati in armi e perfino in nunchaku. Ci sono anche i nunchaku! Anche in questo caso le coreografie sono precise, perfette, fantasiose, con Keanu Reeves che dà il meglio di sé in queste parti, perché beh, come sempre il suo personaggio la sia no 10 linee di dialogo e ogni volta sembra quasi incerto se debba rispondere sì, no o altro. Il John Wick di Keanu Reeves non passerà di certo la storia come una delle sue interpretazioni più complesse, se non dal punto di vista fisico, perché deve essere stato estenuante alla sua età in certe scene dove non usa la controfigura. Sì, in certe parti è lui e sta viaggiando verso i 60 anni, ricordiamocelo. E mi fermo qui, nel senso che la storia non è estremamente complessa, visto che si tratta sempre di John Wick che vuole andare in pensione e gli danno la caccia, e lui deve farli fuori tutti, usando matite, armi, sedie, posaceneri, veicoli e tutto ciò che gli capita tra le mani. Ma ho detto niente spoiler. Insomma, abbiamo 3 ore di questo quarto e forse ultimo episodio, visto che non è stato ancora confermato il quinto. E troviamo ciò che stavamo cercando. Un film action che sembra uscito direttamente dalle pagine di un fumetto. Ed è una cosa che dobbiamo accettare fin da subito. Abbiamo visto John cadere da altezze vertiginose, venire investito da auto, moto o altro, proteggersi dai proiettili grazie ai completi in Kevlar. È un fumetto live action. Non dobbiamo pretendere né chiedere altro. Perché è di per sé un evento rarissimo che un film di questo tipo, oggi come oggi, coda ancora di supporto, distribuzione ed entusiasmo, nonché pareri positivi. Ormai film e serie di azione che non abbiano forti connotazioni ideologiche sono relegati in secondo o terzo piano. Avete presente film come Tyler Rake o serie come Terminal List? In fondo i consigli di visione delle riviste e siti di settore, trattati come prodotti di serie Z per spettatori carichi di mascolinità tossica. Perfino il meraviglioso Nobody ha vissuto solo grazie al passaparola, e se non l'avete visto, beh, io sono qui apposta per suggerirvelo. John Wick potrebbe essere arrivato al capolinea, se non confermeranno il quinto episodio, e devo dirvi la verità, non sarebbe un problema di per sé, perché non è necessario un altro film come questo. Il problema è se fosse l'ultimo film di questo tipo, se con questo salutassi una volta per tutte un genere di film di puro intrattenimento dove la diversity è presente ma non è spiattellata in faccia allo spettatore e non valgono neppure certe stupide regole. Gli assassini non guardano in faccia sesso o colore e non chiedono nemmeno le preferenze sessuali o quali pronomi usare. Eppure se ci guardate nel corso della serie abbiamo avuto assassini donne, assassini di diverse provenienze, assassini con disabilità, perfettamente integrati nel film. John Wick dovrebbe essere una serie da prendere esempio e come vi dicevo Nobody sullo stesso livello ma con un tocco di umorismo in più. Ma, e c'è un ma, qualcuno di voi potrebbe ricordarsi che dovrebbe uscire un certo Ballerina. Ecco, Ballerina è un film che cronologicamente si trova tra John Wick 3 e John Wick 4. Dopo che avrete visto questo quarto capitolo vi chiederete che senso avrà guardarlo. Ma soprattutto quando noterete che è cosceneggiato da Emerald Fennell. No, God! No, God, please, no! No! E qui l'entusiasmo si potrebbe sgonfiare. Perché? Perché potremmo trovarci di fronte al solito film gonfio di bieca e cieca propaganda, di cui la Fennell ci ha già dato prova di essere un'aralda. Ma torniamo a John Wick, concludendo con una considerazione. Vi sentite anche voi in mezzo a quel mare di cui parlavamo in apertura? E allora, andate a vedere questo film. Diamo un segnale che questi sono i film che incassano, come già successo con Top Gun Maverick. Film per tutti, film che ci intrattengano, film che ci facciano stare zitti in sala per 3 ore senza fiatare, film di cui parliamo come ragazzini davanti a una pizza e una birra dopo la visione. Non quei film che ci portano a litigare sui social divisi in fazioni. Cosa ne dite? Fatemi sapere la vostra nei commenti, grazie per essere rimasti fino qui e se vi è piaciuto questo video considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale. Sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, vi ringrazio per avermi fatto visita. Alla prossima. Ma non è il tempo e non è il luogo per parlarne. Cali il sipario, si accendono le luci e usciamo dalla sala.